Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, venga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Sì, parola del Signore. Rallegrati, Maria. Così l'angelo, incontrando la donna, incontrando la nuova creazione, l'inizio della nuova creazione, la donna originaria, la prima donna, per una decisione presa con il suo compagno, perde l'allegria, perché paradiso significa gioia, significa la luce e la comprensione di una vita dettata e vissuta in maniera diversa. In origine l'uomo e la donna erano felici e poi hanno deciso diversamente, hanno voltato le spalle alla felicità. Certo, la morte è una di queste conseguenze, quando l'allontanamento dalla pace originaria genera il contrasto, la sconfitta, la prigionia del vivere. Ma la prima parola del Nuovo Testo, la prima parola pronunciata dall'angelo come avvenimento assoluto di cambiamento di pagina, dalla tristezza originaria causata da questa volontà di opporsi a Dio, è rallegrati, allegria. Rallegrati, Maria. È cambiato il vocabolario, è cambiato il tempo della tristezza. Certo, resteranno gli imprevisti, i momenti di sconfitta, resteranno i momenti in cui devi fare i conti con la sofferenza, ma c'è speranza. Rallegra. Una parola che in questo tempo di avvento ascolteremo spesso, che diventa il leitmotiv per originare dentro di noi l'incontro con Gesù, che deve poter sconfiggere la tristezza, che deve poter vincere la tristezza. La indagine sul tempo degli italiani, no? Che è stata fatta ultimo dal Censis, che è stata portata, descrive il nostro tempo, quello degli italiani, come tempo di arrabbiati incattiviti. Non lo dice chi deve fare un percorso di morale, dice il sociologo. Tant'è vero che questo tempo è giudicato in termini scientifici dal punto di vista di chi
la società la studia come ricercatore e l'analizza dal punto di vista tecnico, non morale, ne fa una descrizione quantitativa e dice che gli italiani progressivamente stanno passando dall'arrabbiatura all'incattivimento. Non mi era mai capitato in tanti anni di vita di sentire che un paese possa essere descritto per la cattiveria, e quella che poteva essere una semplice sensazione oggi invece è scritta e descritta dal punto di vista scientifico, da un'analisi sociologica. Capite quanto è importante per noi credenti dare invece una controtestimonianza, dove il nostro essere cristiani, come Maria, deve poter ricevere la gioia, l'allegria e farla partorire negli avvenimenti della propria concreta esistenza. Il vero grande peccato oggi è perdere di vista la speranza possibile di cambiare la nostra storia. In tutti i giorni del Natale noi faremo i conti con questo annuncio, l'allegria del cuore, e sarà allegra Maria, rallegrata. Non è che non avrà difficoltà nell'esistenza, sarà rallegrata Maria, saranno rallegrati i pastori, saranno rallegrati i magi, saranno rallegrati tutti coloro, Giuseppe, che faranno i conti con questa nascita. Il termine napoletano per dire questa pienezza di allegria lo usa Alfonso Maria de Liguori in Quante nascette l'inno a Betlemme, quando uso il termine priezza, pasta priezza, tutto quando erano chine e priezza, la priezza, cioè questa allegra pienezza di vita. Sentite, anche dal punto di vista del suono, no? Priezza, quasi a voler rammentare che la venuta del Cristo, quella che dentro la storia porta l'allegria originaria, che sconfigge ogni morte, quella futura e quella presente, il vero grande dono che dobbiamo scambiarci in questo. Oggi è la festa della Mamma del Cielo, Mamma Maria, la mamma che Dio ha voluto per Gesù suo figlio, che Dio ha voluto per Gesù suo figlio e che vuole per ciascuno di noi. Colei che ha detto al Padre Eterno, che la chiamava ad essere complice e alleata, socia di allegria, tu devi essere mia compagna di viaggio. E in lei tutti quanti noi, in questo periodo così caro, così importante, così decisivo. I bambini stamattina hanno rallegrato chine e priezze sta comunità, portando i regali per i bambini più poveri che hanno messo sotto l'albero. Hanno visto Babbo Natale fare la magia di accendere l'albero e il presepe, e ne vedranno ancora. Ma il Natale non è soltanto gioco per bambini, è qualità di speranza per gli adulti. Ieri sono andato un po' in giro, come in questa settimana, come sempre in questo mese ancora di più, per provare a raccontare la priezza, l'allegria. Ieri mattina stavo nell'istituto Alessandro Volta di Aversa, dove c'è stato quell'episodio di accoltellamento tra due ragazzini di 14 anni, i quali mi hanno raccontato, si sono accoltellati per gioco, dovevano ripercorrere una scena di film, per cui quello per loro era l'estremo tentativo di provocare un'emozione a 14 anni. Eppure quei ragazzi che abbiamo incontrato, Bruno stava con me, erano loro stessi scioccati da quel tipo di avvenimento, perché non se l'aspettavano. E io con loro ho parlato di allegria del cuore. E poi a mezzogiorno siamo andati in ufficio, in una fabbrica, per incontrare dei giovani dipendenti, per augurare loro un buon percorso di Natale, per dire che c'è allegria nell'impegno
e pensare a quelli che non trovano allegria, che non trovano lavoro, e sperare che il mondo cambi anche nella solidarietà dello scambio all'interno di un'economia che non deve essere diabolica. E poi sono andato, lì il mio cuore si è rallegrato davvero, sono andato a sera a Vico Equense e poi a Meta per parlare del pastore della meraviglia, per incontrare delle comunità. Una grande gioia quando sono entrato nel Duomo, nella cattedrale di Vico, che era stata da ultimo restaurata, bellissima chiesa gotica, dove ci stava una mostra di arte presepiale. All'ingresso hanno messo una grande installazione intorno al pastore della meraviglia, cioè con i protagonisti del libro che ho scritto sul pastore della meraviglia. Fa un'opera fatta dal maestro Ercolano. Veramente per me è stata un'emozione grande, ma ancora di più un'emozione che vi porterò qui, e vi porterò il 21 dicembre, quando il venerdì sera, prima del Natale, alle 18:30, quelli di Meta, che io, mi hanno veramente commosso quando ho visto, hanno riproposto teatralmente il pastore della meraviglia. E lo vivremo insieme prima del Natale, perché è splendido come l'hanno organizzato, come l'hanno fatto. Vedremo i personaggi di quel libro che diventeranno quelli che ci metteranno l'allegria nel cuore. Ma detto questo, per raccontare un percorso, non credete che ci dobbiamo fare un regalo anche noi? Ce lo dobbiamo scambiare un regalo? Visto e considerato che i sociologi dicono che stiamo diventando un poco tutti più arrabbiati, potremmo in qualche maniera sforzarci di scambiarci un po' di allegria? Potremmo farci il dono più grande in questo mese, perlomeno, che ci sforzassimo come sport di avere un po' meno la faccia di chi ha passato un guaio dalla mattina alla sera? Potremmo recuperare la strategia del sorriso e la tenerezza e la carezza della gentilezza? Potremmo in questo mese, ma per fare una palestra per poi portarlo per tutto l'anno, potremmo essere più straordinariamente pronti a recuperare la fanciullezza del cuore e provare ad avere un po' più di entusiasmo? E allora sarà un buon Natale. Io capisco che non me ne vogliono psicologi, per l'amor di Dio, non me ne vogliono, che i psicologi in questo tempo fanno un sacco di affari, però io proverei a fare in modo che loro facciano il loro lavoro e lo debbano fare, per l'amor di Dio, che noi però ci sforzassimo di essere medici di noi stessi, e più che le cure che sono importanti, quelle esterne, quelle mediche, noi provassimo a originare la cura spirituale del cuore, dell'ottimismo, di una fede che ci dice: abbi fede, io sono con te, rallegrati. E se come Maria rispondo: fiat mi secundum verbum tuum, si compie in me quello che la tua parola dice, forse probabilmente Natale già sta arrivando, e quando sarà il 25 godremo dell'allegria che nasce. Che Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Cristo Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Possa la strada di possa il vento sospingerti dolce, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione, possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere piena sul tuo campo, possa il Dio tenere sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo, possa la sua terra.